andiamo, finisce così Inter Shakhtar Donetsk con una vittoria per 5-0 da parte dell'Inter, che molto meritata si guadagna il posto per la seconda finalista in Europa League, che affronterà il 21 agosto il Siviglia, che ha vinto ieri contro il Manchester United per 2-1. L'Inter, cioè la partita dell'Inter Shakhtar Donetsk comincia un po' male, infatti c'era un po' di tensione all'inizio, con una partita molto dove si trovavano due squadre che si studiavano a vicenda. Infatti un primo tempo molto noioso, con molto giro palla ma con poche azioni, dove si sblocca però al 19° minuto Lautaro Martinez, dopo un splendido cross di Barella sul lato destro che crossa per Lautaro Martinez che la butta dentro. Da lì in poi la partita nel primo tempo rimane bloccata e finisce con lo Shakhtar che ha una buona percentuale di palla, già di giro palla, però non concretizza molto l'azione, non ne crea tante. Però nel secondo tempo Conte, come si dice? Cioè nel secondo tempo Conte mette in campo la stessa squadra che ha iniziato, però sembra essere molto più aggressiva, infatti c'è un pressing molto alto e lo Shakhtar infatti non fa niente. Però al 64esimo si sblocca ancora, fa gol l'Inter che firma il 2-0 con Danilo D'Ambrosio su un cross da parte di Brozovic da calcio d'angolo. Da lì in poi la partita è totalmente dell'Inter, con lo Shakhtar che non crea praticamente niente e l'Inter che attacca e crea azioni. Con un Lukaku però che non è molto presente nelle azioni, infatti non ha giocato benissimo, però poi è riuscito a trovare il gol. Però il gol del 3-0 lo ferma ancora Lautaro Martinez dopo aver recuperato palla, calcia da fuori area e fa un bellissimo gol mettendolo nell'angolino destro. L'Inter, cioè bisogna fare comunque i complimenti al mister Antonio Conte che comunque ha preparato una partita molto bene, con un pressing molto alto, l'aveva organizzata bene, si vede che aveva voglia di vincere. Lukaku, non avendo fatto un'ottima partita, però trova il gol su un ottimo assist di Lautaro Martinez e si sblocca e firma così il 4-0. Dopo riesce a fare un altro gol Lukaku su azione personale dove va di sfondamento come aveva fatto il gol col Getafe e trova il 5-0 tramite un'azione spettacolare che poi sul lato destro arriva con l'interno destro, colpisce e la mette sotto le gambe del portiere. La partita dell'Inter è stata praticamente perfetta. Infatti non ci sono stati errori da parte di nessuno, la fase difensiva dell'Inter ancora una volta ha retto benissimo e si vede che nelle ultime partite la difesa dell'Inter è proprio messa molto bene in campo, infatti non riesce a subire azioni, niente, copre molto bene. Poi entrano anche Eriksen ed Esposito che hanno trovato spazio negli ultimi 5-10 minuti dove creano anche loro un po' di azioni. Esposito si sbaglia un gol, però era un po' fuori gioco e l'Inter comunque ha vinto un'ottima partita e può andare a vincere questa Europa League contro il Siviglia, essendo una delle squadre papabili dopo questa partita, avendo creato benissimo, avendo preparato la partita al mister fatta straordinariamente. Io vi ricordo di iscrivervi e di mettere like al video e di iscrivervi al canale e condividete se vi è piaciuto.